Giocatevi questo numero che porterà bene. Con questo. Con fate questo. Ambo. Ciao gente, bentornati. Noi stiamo andando al campeggio. Per andare al campeggio ci serve cibo, ci serve da mangiare. Quindi abbiamo detto, perché non andiamo al supermercato e facciamo uno di quei video storici. Lui l'ha detto, io non canale. Lo voglio fare, ve lo dico già, io tu volevo semplicemente andare al mare. Fare. No, sì. Io volevo andare al mare, al mare basta. Ho detto no, perché non facciamo un video al supermercato da quanto? Da 3 anni, 4 anni. Ma che gli frega, devo da quando stavamo in Canada forse. Vabbè, andiamo. Siete curiosi? Todd viene con noi? Todd lo vuole portare al campeggio. Ecco pure Tommy, qua ci sono tutte le valigie che dobbiamo portare. E c'è anche Mamo che sta al campeggio, già sono arrivati i ragazzi ieri e noi li raggiungiamo e dobbiamo comprare tante cose buone. Siamo arrivati con questo bellissimo rumore, entriamo. Tra l'altro il supermercato non l'abbiamo mai visto perché è no, nuovo, non no, è quello si chiama Tigre. Ma che c'entra il leone? Si chiama Tigre. Qua, Tigre. Ho preso il carrello che ci serviva. E Tommy che ha trovato? Un cocomero? Vai, sali a bordo Tommy, va. Non prendiamo quello piccoletto? Quale prendiamo? No, Tommy! Guarda il piccolo! Poi quello è piccolo! Ma che bussi? Un busso, lo so! Chi è? Pesato? Allora, il preso. Quanto costa 8 un cocomero? Sono 4,10€. 4 euro! Per prima cosa prendiamo un po' di frutta, perché al campeggio fa sempre bene la frutta. Sì, e poi la frutta diciamo che nel piccolo supermercato mamma, c'è. Già ce ne abbiamo l'albicocche, mamma, le ho messe dentro la borsa che sta già in macchina. Prendiamo anche i kiwi. L'uva, l'uva? L'uva ce l'abbiamo, ha detto mamma. Tommy, cos'altro prendiamo? Non c'è niente. Non c'è niente. Le banane, to. Prendiamo anche le mele. Pomodori? Sempre utili al campeggio. Perché sono freschi i pomodori. Dimmi. Quello verde. Quello verde? Ah, quello che compro io, i Kellogg's. Grazie amore. E quello blu, rosso. Rosso, tutti i colori. Fagiolini indispensabili con loro perché ne mangiano in una quantità industriale. Busta prego. Okay. Prendiamo anche le zucchine che si sa che fanno bene. Promesso. Promesso. Dai, no, mi ha detto il rosso. E come si chiama? Coconero. Coconero? Le pannocchie. Le pannocchie sono da prendere. Però come le fai? Al forno? Abbiamo la brace 2, 4, 6, bastano. 6 bastano, sì, rosso. Qual è quello rosso? Bello. Zucca, bravo Tommaso, questa ci serve. Zucca. Rosso. Rosso qual è? Ah, cocomero tagliato, dice. Le carote. Anche le carote prese. Prendiamo il latte anche parzialmente scremato perché per i bimbi intero già ce l'abbiamo. Mi servono i cetrioli che stanno là. Okay. Momento formaggi, io prendo sempre uno stracchino e la robbiolina perché a loro piace tantissimo. Prosciutto cotto in offerta, prendiamone un paio di confezioni che questi sono buoni. Ah, anche il tacchino arrosto, questo me lo prendo per me. Tac, pecorino che non può mai mancare. Tommy, che cosa hai preso? Il formaggio? Che è parmigiano? Cipolle e patate. Cipolle e patate d'estate. E con cosa le fai? Patate sempre servono, le cipolle. Senti, le patate non me le tocca, eh. Tutto l'anno. Sempre. Sempre. No, ma che ridi? Non ride, non ride. Un po' di pancetta per una bella carbonara? Bella idea, ragazzi, può piacere. Ma io volevo fare la matriciana perché la carbonara sa non la può dai, mangiare. La famosissima carbonara di Fefè. Non la può mangiare Sara. Ah, Sara non la può mangiare, là niente. Posa. No, faccio la matriciana col sugo. E Sara non la può mangiare? La può mangiare se non c'è l'uovo crudo. Ah, ok, l'uovo è il problema. Ma voi non potete mangiare niente in gravidanza, dite la verità. Spinacine, d'emergenza sono sempre da... Spinacine sempre presenti nei frigoriferi. Il petto di pollo. Il petto di pollo, pure sempre presente. Amore, vai, devi prendere il numerino per prendere formaggi affettati per pranzo. E io prenderei anche un po' di pizza. Prendiamo il numerino. Giocatevi questo numero che porterà bene. Con questo. Con fate questo. Fa vedere tu che c'hai 45? 80. Mancano due numeri, tocca a noi. Ok. Anche a te mancano due numeri. Due numeri, sì. Vado di là. Fede sta già ordinando. Eccola lì. Ciao, buongiorno. Guardate quanti formaggi.
Io mangerei tutto lì. Ne abbiamo fatti. Avete già fatto voi? La pizzetta del supermercato. Anche l'avia. Mi dispiace tantissimo perché c'era un bimbo che diceva: adesso noi ci prendiamo una pizza bianca, sono arrivata io prima di qui. No. Mi dispiace. Mortadella per Fede. Abbiamo preso della ricotta e del prosciutto cotto. E la mortazza. Così almeno ci pranziamo anche con la pizza bianca. Tu c'hai la maglietta di Luigi? Ma che c'hai là in mano? Scusa. Che cos'è? Un parmigiano. Non li lascia, non c'è niente da fare. Qui un bel tavernello in serata ci starebbe, eh? Anche se noi non beviamo, però. Ma il tavernello, tavernella. Ma il tavernello è buono. Che vuoi dire al tavernello? Pesto. Cioè, se ti vedessero i genovesi. Lo so, mi spiace, eh? Ma. Cioè, vergognati. Cioè, tu che hai vissuto in Canada 4 anni, prendi il pesto già pronto. Certo, che mi metto a fare col mortaio. Ragazzi, se qualche genovese ci vuole mandare il proprio pesto fatto in casa. Io non lo faccio. Noi ci siamo. Quelli già fatti. Che vizio hai a campeggio? Questi. Cosa sono? Di I Kellogg's col cioccolato dentro. Ma costano tantissimo. Il campeggio è anche in sozzerie. Quindi compriamo qualche cosa di ciccioso. La marmellata di fragole la prendiamo? Questa è la marmellata dei bimbi. I cuor di mela, grande passione di Tommaso. Tommy, biscottini trovati? Adesso no, a colazione si mangiano. Una cosa che non può mai mancare al campeggio è la Nutella dimensione media. Ma quale dimensione media? No, questa. Dimensione grande. Sera grande. Voi ragazzi, sì, anzi, dai, pure la farina, bravo che mi hai ricordato. Questa è la faccia di una persona che sta guardando i tè e le camomille. Tè e camomille, tisane. Quella, che è successo? I biscotti da soli, giuro. Nessuno li ha toccati? No, e questi biscotti Nesquik hanno fatto. Belli, nuovi questi. Il caffè. Barrette proteiche e dietetiche che non ci interessano. No, però ci sono anche degli integratori, che non sono male. È sempre. Cioè, è bello fornito sto supermercato, So che c'è tutto almeno. E poi guarda un po'. Che ha trovato, Fefè? Al campeggio non possono mancare le rotella. Sozzerie. E Haribo. Aspetta, aspetta, ci sono le mie preferite, Quali? Le fragoline? Quanto ti conosco? Ma quanto ti conosco? Non ci sono, però. Prendiamo il marcimello. I Nippon, che sicuramente andranno in frigo perché sennò si squagliano. Si squagliano. È il riso soffiato col cioccolato, praticamente. Eccolo qua. Che hai visto? Biancori. No, mai visto, amore. Oddio, può vedere? Il biancori. Biancori mai visto. Voi l'avete mai visto il biancori? Prendiamolo. Questi ragazzi che oramai abbiamo finito tutta la collezione perché sappiamo a memoria tutti i codici. Trovata anche la farina che si era nascosta qua dietro. Mais e vitelli fondamentali proprio. E come le patate, no? E aspetta, aspetta, per me in estate fondamentali sono anche i cannellini. Li metto insieme al tonno. Ceci, ceci, ceci. E ovviamente non ci stanno i cannellini. Tommy, ci stanno i cannellini? Fagioli cannellini, vabbè, ci stanno allora. Prendiamo un po' di gallette che i nostri bimbi, sapete, adorano e ci fanno sempre la merenda di emergenza. L'olio in offerta costa meno che Roma. Basta? No, Fede, basta. No, non posso. Barilla, no, mi dispiace, i nostri iscritti non sono d'accordo. Che hai preso? Attenzione, attenzione. Garofalo? Sei sicura sul garofalo? Sei sicura sul garofalo, eh? Ragazzi, dobbiamo prendere il tonno. Preso? Tonno maso. La faccia. Soddisfatta. Questa la devo fare. Delicious. Pronti per lo scherzo a Fefè. Un po' di succhi? Ho preso anche questo per te. Bello, senti, ma la Simmental? Solo per te, se vuoi, te la mangi tu a pranzo. Non la vuoi? Mamma, per me. Per me. Io ho il discorso di quella cosa. Per me. Per me. Va bene, non bevi anche tu. Dai. Ragazzi, carrello pieno per il campeggio. Ti sei messa in fila? Sì. Ah, allora vado a prendere l'acqua. No. Per ultima. Continua a dirmi per ultima quando io guarda che abbiamo finito lui. Per ultima. Per l'acqua ovviamente Sant'Anna, perché è la più buona. Amore, abbiamo quasi fatto.
Bacco. Bacco Comero l'hai preso? Ok. Dov'è Cocomero? Sta là sotto, sta. Sì. Ragazzi, il carrello è pieno. 180 euro abbiamo speso. Abbiamo fatto una spesa da zero. Ci sta. Dove andiamo adesso? Adesso dove la mettiamo? C'hai un po' di spazio tu? Ho già la macchina piena. Ah, io di là sono praticamente vuoto. Ah, e allora? Ah, mettiamo di là. Andiamo, Tommy. Iniziamo a mettere le buste dentro. Mettiamola qua. Marco Comero, chi lo prende? Tu? Ragazzi, spesa fatta, ci reputiamo molto soddisfatti. Ci aspetta una gran settimana dove si mangerà. Vedo l'ora. E noi adesso inizieremo un altro video perché passeremo una notte al campeggio. La prima notte. Quindi dobbiamo andare ancora un po' a sistemare. E ci sono ancora le vespe. Le vespe, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Entri tu all'inizio. Mario! Io entro.